Viale Santa Pendrazio si prepara a cambiare volto, sindaco Truzzu, la novità, meglio, è una conferma, è che a prescindere da quale sarà la modalità viaria, le piste ciclabili ci saranno. La pista ciclabile c'è perché lo prevede il progetto, è stato uno dei motivi per i quali sono stati ottenuti i soldi a suo tempo quando la precedente amministrazione ha presentato il progetto, quindi non è ovviamente cancellabile. Si tratta di valutare insieme con i residenti, con i cittadini, quindi con chi vive Santa Pendrazio quotidianamente, qual è la soluzione per loro migliore e più congeniale. Voi avete due proposte per loro, quali? Non è che noi abbiamo due proposte, attualmente il progetto originario, quello che è stato approvato, prevede la realizzazione di una pista ciclabile con un doppio senso di marcia per le macchine, che significa perdere 70 parcheggi. Se si vogliono conservare i parcheggi è necessario ovviamente ipotizzare un senso unico in via Santa Pendrazio in una direzione e via Santa Gila nell'altro. Come farete ad avere poi la risposta dai cittadini? Voi lo state sottoponendo, cosa farete? Un sondaggio? Come verrà? Mi sembra che già oggi vedremo come andranno ovviamente i lavori, già la chiacchierata che faremo con loro ci aiuterà a fare un ragionamento. La cosa importante è che deve essere una scelta condivisa e soprattutto una scelta condivisa da chi il viale lo vive tutti i giorni. Ecco, quindi come farete per avere appunto il punto di vista? Facciamo l'assemblea, sentiamo che cosa ci dicono e poi in base alle loro indicazioni all'idea decideremo. Quindi sì, facci capire che comunque c'è, e entro quando poi dovranno partire i lavori? C'è una data? Questo diciamo lo vedremo, nel senso che ci sarà da organizzare con la ditta che si è aggiudicata l'appalto, non ho una data precisa, quindi però non è un... Non penso che ci vorrà molto. Entro l'anno o con l'anno nuovo? Ma se tutto va bene entro l'anno. In una battuta, sindaco, lei è arrivato appunto un anno e qualche mese fa, fosse stato per lei la pista ciclabile lei qua l'avrebbe fatto oppure no? A me non mi piace fare dietrologia né ragionare con i sé e con i ma. È un progetto, il progetto è questo perché c'era anche la pista ciclabile, si sono ottenute le risorse, era pensato in questo modo, non possiamo fare altrimenti. Sicuramente, io lo dico, avrei ragionato in maniera, se l'avessi fatto la mia amministrazione, avremmo cercato soluzioni meno impattanti per i cittadini. Alla fine parcheggio o non parcheggi, doppio senso o un senso unico di marcia deciderà la maggioranza. Mi sembra che sia corretto che decidano i cittadini che vivono il quartiere quale deve essere il futuro del proprio quartiere, che non decide e non decidano altri. Penso che sia una scelta ragionevole.